Fibra ottica sul territorio comunale di Sant'Arsenio, un servizio essenziale per aziende e cittadini. Le novità nell'intervista al sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, il quale ripercorre anche le difficoltà affrontate nei mesi ed illustra le importanti notizie che arrivano dal ministero competente. Finalmente, dopo tanto tempo, ci hanno designato un interlocutore più affidabile, più diretto, che è un dirigente di Infratel, con il quale io ho parlato più volte, ci siamo scambiati messaggi e informazioni, sono anche in attesa di una relazione scritta, e i cui contenuti però possono essere anticipati e resi pubblici. Cioè, con un ulteriore intervento tecnico che è stato di recente eseguito, al momento sono immediatamente attivabili circa 200 utenze sul territorio comunale di Sant'Arsenio. Per quanto riguarda tutte le altre, invece, occorre un ulteriore lavoro che sarà appaltato a breve, che si presume possa concludersi entro il mese di giugno 2024. Quindi diciamo che prima dell'estate l'intera rete comunale dovrebbe essere attiva, e le modalità, diciamo, di utilizzo sono anche abbastanza semplici. Basta collegarsi sul sito di Open Fiber, inserire i propri dati anagrafici e l'indirizzo della propria abitazione, e quindi capire se quel determinato immobile è già servito o meno. E sempre sullo stesso sito di Open Fiber si possono conoscere i nominativi dei gestori del mercato libero, le aziende cioè che possono richiedere ad Open Fiber l'allaccio alla fibra. Ovviamente, come ho spiegato, il mercato è libero, quindi ognuno di loro potrà porre determinate condizioni, ma poi è una decisione che spetta la libera determinazione dei singoli cittadini. Quindi diciamo, dopo una fase molto complicata, ecco, riusciamo ad ottenere un primo risultato che è molto importante.